Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Ciao e buongiorno a tutti. Io sono già praticamente quasi pronta perché dobbiamo uscire un attimo, cioè abbiamo 138 miliardi di cose da fare stamattina, tra regali di Natale che sono in ritardissimo, devo ancora chiamare il corriere. Perché devo spedire dei pacchi che se non mi sbrigo a spedire non gli arrivano manco per Natale dell'anno prossimo. E quindi mi devo dare veramente una gran mossa. Mi voglio mettere un rossetto perché non l'ho messo, mi metto un balsamo labbra e un rossetto, ma mi devo sbrigare. E nulla, poi ovviamente noi ci sentiamo nel frangente della giornata, ci aggiorniamo a più tardi. Ma buon pomeriggio a voi tutti e buon pomeriggio a me, che poi non è pomeriggio, ma è ora di pranzo. Perché sto facendo un pomeriggio? Non lo so. Sto preparando la pasta al sugo stamattina. Poi è stata una mattinata di quelle, oh mio Dio, senza un attimo di tregua. E oggi sarà un pomeriggio ancora peggio, senza tregua. Mi devo pure sistemare il trucco. Tra un po' mangiamo. Sto facendo la pasta con i pomodorini freschi. E a Napoli si chiama il piennolo. Praticamente sono pomodorini messi a forma di pigna d'uva. Difesi piennolo e quindi sto facendo questa pasta con questi pomodorini. Dopo viene Jacopo, dobbiamo uscire subito. Poi lui stasera voleva andare al centro commerciale. Io in realtà devo prendere ancora il regalo di Natale, ragazzi. Dovete sapere questa cosa. Questa cosa curiosa e affascinante perché lui vuole il monopattino elettrico. E stavo vedendo un po', sono ancora indecisa se prenderglielo al negozio o prenderglielo su Amazon. Su Amazon si risparmia, ma non so se arriva in tempo perché ormai è tardi. E quindi sono indecisa perché comunque la differenza di prezzo è sostanziosa. È circa 50 euro e quindi sto valutando se prenderglielo. Ma se glielo devo prendere, lo devo prendere oggi. Perché già se glielo prendo oggi, dice tra il 20 e il 23 arriva. Quindi dobbiamo pregare tutti i santi che arrivi entro il 24 praticamente. Vabbè, comunque io finisco di cucinare, noi ci aggiorniamo dopo, più tardi. Oggi pomeriggio dovrei andare anche al centro commerciale, che Jacopo voleva andare al centro commerciale. Se l'acqua bolle così calo la pasta che quando vengono mangiamo e poi via, anche se non so Jacopo che compiti c'ha, mi sa niente di che. Speriamo, che ho miliardi di cose da fare, ci mancano solo tanti compiti e poi ciao mia bella, ciao. Ciao. Ciao a tutti, buonasera. Da stamattina ho avuto mille miliardi di cose da fare. In realtà gli ultimi giorni, quelli un po' prima di Natale, sono sempre quelli più incasinati. Adesso ci stiamo per fare un giro all'IKEA, vediamo un po' se c'hanno qualcosa di interessante, ma così non è che dobbiamo comprare nulla di che, sinceramente, ci andava, anche se c'è traffico dappertutto. Ho fatto qualche ultimo regalino, devo inviare dei pacchi assolutamente. Perché oggi è mercoledì e quindi se non li invio per domani non arriveranno in tempo neanche per Natale. Il giubbino, Jacopo, metti giù. E quindi così adesso ci facciamo un giro all'IKEA, vediamo se c'hanno qualcosa di carino e quindi poi ci aggiorniamo dopo. Non so se andiamo solo da IKEA oppure facciamo anche qualcos'altro. Poi facciamo sapere, vero Jacopo, che ti stai mangiando tu? Bastini. I crostini. E voglio vedere che cosa c'hanno di carino. Non ci vengo da una vita da IKEA, quindi vediamo cosa c'hanno, vediamo se c'hanno qualcosa di carino. Una scimmia. Oddio, c'è una scimmietta. Aiuto! Oh, Jacopo, guarda pure questa. Questo è È perfetto. perfetta. Squalo gigante, perché è bellino. Ah, no,
ho fatto anche la zona, non ci venivo da parecchio, per gli animali, per Lady, piccolino. Hanno fatto anche tutte le cose, ma era parecchio veramente che non ci venivamo all'IKEA. Per i cani, cani, gatti, insomma, per gli animali. Non lo so, guarda pure questa, però questa è per un cane piccolo. Carina. Qua pure le ciotole di là ci stanno. Qua è questa. I lettini. Le cuccettine, guarda là pure le ciotole. Le poltrette. Si sono per i gatti, penso. Mamma, le poltrette. Che no, sono? Come si chiamano? Le poltrette. Le prendi? Sì, come si chiamano? Le poltrone. Le poltrette. Ai, i nanetti 5 euro. Il cuore, Jacopo. Questi che sono? Spugna da bagno, 1,95 euro. Aspetta, perché appena ti vedono riprendere, mi metto sotto la luce, appena ti vedono riprendere si incazzano praticamente. Adesso sto da MediaWorld, che sono venuta a prendere delle cose anche da MediaWorld, solo che sto aspettando Luca che esce, quello qui che sta uscendo. Siamo fuori da MediaWorld, però adesso torniamo a casa perché sono le 7 passate. Che è successo? Volevo dire i telefoni. No amore, è tardi, è tardissimo, e tu ti devi abbottonare la maglia, che fa freddo. Eccomi rientrata a casa, non era previsto, ma siamo andati da Lidl, come avete potuto vedere,
Perché eravamo andati da Ikea, lì vicino c'era Lidl, noi volevamo le ciambelle di Lidl e quindi siamo andati, abbiamo comprato anche qualche cosina che adesso vi faccio vedere. Questo sarà un vlog un po' così, un po' particolare. Ditemi se volete questi vlog Lidl, ma non solo, perché secondo me vi piacciono di più. Fatemelo sapere, ditemelo, scrivetemelo giù nei commenti cosa preferite vedere. Solo Lidl o mista? Ditemelo e io ve lo faccio, vi faccio vedere tutte le cosine che ho preso da Lidl. Non sono tanti, abbiamo speso circa 25 euro, 29, 23, non mi ricordo. Adesso vi faccio vedere. Allora, ragazzi, abbiamo preso il mais, tre confezioni di mais, 1,30 euro. Poi abbiamo preso la mia adorata crème brûlée, che eravamo indecisi se prenderne due oppure no, perché scade il 26, quindi la settimana prossima. Ne volevamo prendere una sola, ma poi abbiamo detto prendiamone due perché tanto in questi giorni ce le mangiamo. Quindi una e due crème brûlée della linea Deluxe, che adoriamo. Poi abbiamo preso questi soldini di cioccolato pagandoli 1 euro, la pancetta dolce 1,60 euro per due, è più comoda, è vero che l'altra da 200 grammi costa meno, costa 1,20 euro tipo, però questa qui è più comoda perché sono due vaschette, quindi a volte mi capita che poi essendo troppa la devo congelare. Ho preso il salame con granella di nocciola, lo volevo tanto assaggiare a 2,69 euro, sempre della linea Deluxe, quindi l'ho preso, vi dirò com'è, ovviamente vi faccio un video dedicato a tutte le cose di Lidl come sono. Poi ho preso il riso carosio, questo qui, pagandolo 1 euro. Luca aveva terminato il caffè, questo qui solubile che lui adora, questo nella confezione grande, e quindi poiché quello era quasi terminato, quell'altro che ha, abbiamo preso questo qua. Poi abbiamo preso l'olio Vitador 1,20 euro per 1 litro. Ho ripreso questo bagnoschiuma alla magnolia che è nella confezione più grande e costa circa 1,20 euro. L'altra volta l'avevo pagato 1 euro, se non mi sbaglio, 1,20 euro, ma è molto più grande e mi piace. Poi abbiamo preso tre confezioni di Würstel, queste qui, queste piccoline. Eccole qui, tre confezioni di Würstel che spesso prendiamo, mi sembra tre, ognuna 30 centesimi, più o meno una cosa del genere. Le mie solite, i miei soliti, i miei soliti dischetti struccanti Maxi che adoro, che anche questi costano 1,20 euro, io li adoro, prendo sempre questi, faccio sempre scorta. E poi, perché siamo andati da Lidl? Ma per le ciambelle! E quindi ho preso questi qua, i Kraffen con la crema, i Kraffen con la crema per due Kraffen, ognuno costava 59 centesimi, una cosa del genere. Vediamo se c'è il prezzo. Bla bla bla. No, ognuno costava 59 centesimi. Poi abbiamo preso due ciambelle col cioccolato, anche queste 59 centesimi l'una. Le ciambelle col cioccolato, noi adoriamo le ciambelle e i Kraffen di Lidl. Io ci vado apposta, raga, cioè sono li adoro. Queste qua invece sono i donuts zebrati. Ma non solo hanno il cioccolato sopra, ma ce l'hanno anche dentro, sono ripiene. Infatti costano 89 centesimi. Questi qua in realtà avevamo preso anche dei bocconcini di tacchino, ma li ho già fatti, che costavano 2,50 euro, ma li ha mangiati Jacopo. In realtà è fatta. E quindi Jacopo non vedeva l'ora di potersi mangiare. Fai vedere che ci stai mangiando. Non vedeva l'ora che giravo questo video per mangiarsi la ciambella, che adora, dentro c'è il cioccolato, lui adora queste ciambelle, quindi spesso ci andiamo apposta da Lidl a prenderle perché ci piacciono, raga, ci piacciono. Le avete provate? Piacciono anche a voi? Non le avete provate? Le proverete? Fateci sapere, siamo curiosi. Vi ho fatto vedere i prodotti, non inquadrando me, ma inquadrando solo i prodotti. Come preferite? Che inquadro anche me, inquadro solo i prodotti? Secondo me, se inquadro solo i prodotti, focalizzo l'attenzione sui prodotti. Per
Però per me è indifferente. Indifferente, voi lo sapete, quindi ditemi voi, i miei video sono per voi, fa la Barbara D'Urso con il cuore. E quindi così io vi dando un grosso bacio. Ma buon pomeriggio a noi, buon pomeriggio. Io mi devo andare assolutamente a fare una doccia, se lei la smette di darmi i baciuzzi, i bacini, la mia cicciolina adorata, è vero? La mia cicciolina adorata? E niente, raga, stamattina in realtà dovevo andare, ieri Jacopo c'aveva la recita, ma poi diluviava, grandine, fulmini e saette, e quindi è stata rimandata a stamattina. Quindi stamattina hanno fatto praticamente un'ora di saluti, baci, eccetera, e poi tutti a casa, quindi praticamente è stato pochissimo a scuola. Io adesso ho docce e shampoo di andarmi a fare, stasera ci abbiamo una cena, vediamo se mi vedete meglio. Una cena di mio marito, insomma, a livello lavorativo, bla bla bla, ma quest'anno anche le famiglie per festeggiare il Natale, quindi mi vado a fare la doccia, raga, ma io sto troppo invasata con queste cavolo di candele, me la sono messa ora al bagno adesso, che mi devo fare la doccia, mi sono messa quella orsetto col bambino, cioè, oltre a tenerla accesa qui nel salone H24, ma me la sono messa pure al bagno, cioè, ricoveratemi, mi raccomando. Io adesso mi doccio, mi faccio lo shampoo, mi preparo, devo ancora decidermi che cavolo mi metto stasera, che non ne ho la più pallida, e mio marito mi fa, mi raccomando, non ridurti all'ultimo momento, che poi rompi, che non sai che ti devi mettere, c'ha ragione, come sempre. E quindi, insomma, così, e niente, poi ovviamente vi aggiorno dopo, più tardi. Stamattina hanno cantato a scuola, hanno festeggiato, hanno mangiato il pandoro. Dici, ma perché hanno? Tu non c'eri? Certo, come non c'ero? Ero lì. E quindi, insomma, così. E adesso mio figlio sta vedendo i cartoni nell'altra stanza. E io, ciao, a dopo. Baci e abbracci, a dopo. Ma buongiorno e buona domenica a tutti. Qui diluvia, prima c'era un temporale e un vento assurdo, tant'è che alle 7:15 ci siamo svegliati io e Jacopo con un vento, sembrava tipo una tromba d'aria, cioè veramente spaventoso. Ieri che era sabato non abbiamo fatto niente di che, perché come vi avevo detto venerdì sera siamo andati ad una cena, ma siamo rientrati tipo alle 2 di notte, tant'è che ieri mattina dovevo andare a farmi le unghie. Ecco qua, unghiette fatte. Devo andarmi a fare le unghie. Una certa mi chiama la mia amica, erano tipo le 10:30, mi fa, sto arrivando. Io stavo a letto, me ne ero completamente dimenticata, proprio super dimenticata. In un nanosecondo mi sono alzata, vestita, preparata, cioè proprio ho fatto un fulmine, perché mi ero proprio completamente dimenticata che doveva venirmi a prendere per fare le mie unghiettine. Qui sono bordeaux e una sola rosso più chiaro, mentre di qua una è glitterata, non so se si riesce a vedere, vabbè, comunque una è più chiara e una è glitterata. Non penso che riuscite a vederlo bene. Comunque, niente, oggi voglio uscire, Jacopo sì, Luca ha lavorato, ha fatto la notte, ma tra un po' lo sveglio, usciamo, cioè andiamo a fare una passeggiata, un giro, bla bla bla, quindi io non lo so. Jacopo stasera vorrebbe andare al cinema, io vorrei fare dei giri, non so però se pranziamo a casa o pranziamo fuori, adesso vediamo. Vi faccio sapere dopo, anche perché questo vlog termina qui, ma inizierà subito uno nuovo, perché se non termina qui poi diventa veramente troppo lungo. Cerco di non farmi mai vlog che durano più di 20 minuti, se no mi ammazzate. E quindi io vi voglio augurare una buona e felice e serena domenica. Non penso che vedrete il prossimo vlog, credo dopo Natale, quindi vi auguro un buon e sereno e felice Natale a tutti.
Spero che potete trascorrerlo in serenità e insomma con i vostri cari, con le persone che vi fanno stare bene, chiamate, come sentite c'è un vento pazzesco sotto. Vi auguro ancora una buona domenica, delle buone feste, poi ditemi che regali riceverete, ma il regalo più grande per me è la serenità, la salute e lo stare bene con chi ci ama. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grossissimo bacio, poi ci vedremo sicuramente con altri video in settimana, c'è un sacco di video da registrarvi e ho zero zero tempo. Poi, insomma, ovviamente ci faremo gli auguri per il nuovo anno che arriverà, ma questo piano piano, c'è tempo, ci sarà tempo, ci saranno tanti altri video, tanti altri vlog, io mi devo vestire, mi mettete sempre in pigiama, lavare, vestire, truccare, preparare e a voglia, voglia, voglia. Un bacio grande a tutti. Ciao!